Buongiorno a tutti, oggi siamo contro Peplus Donkey Kong in questa semifinale del torneo. La prima parte ovviamente l'avete vista la scorsa setticacchio di mana Sbanfete. Adesso siamo qua nell'incredibile sei mai fa... No! 0-15, per fortuna che l'ho toccata, perché adesso non so se magari riuscivo a fare punto. Ma dato che la palla qua non stiamo giocando, caro mio, nel doppio, quindi la devi tirare dentro nella parte delimitata. Grazie mille. Ci sono delle regole, dobbiamo rispettarle. No. Oh, maledetto te. Mamma mia. Distortezza. No. Ma questo carica tutto. C'ha tutta la barra mega super caricata. Qua la vedo ancora dura. Porca la miseriaccia. Che stress. Sbanfete. Boh. Fammi girare di qua e di là, brutto scostumato. Mo te la ributto sempre lì. Chi se ne frega, ma intanto io l'ho bloccata. E questa non ci sono arrivato. No, no, no. Ma perché io devo sempre bloccare questi qua? Sti brutti scimpanzoni che se la credono forte. 40-30, lo dica forte, dannato speaker, chi lo deve capire pure lui che siamo 40-30, pure lui lo deve capire, che qui 90 la paura. Parità. Oh yeah, se mi capita un tiro stella mo, guarda, gli tiro proprio la stella angulo, gli tiro. E l'ha pure bloccata. No! Vantaggio esterno. Palla break. Oh yeah. To. Sbam. Sbam. Arisbam. Buccia da culo che gli capito sempre il cazzo di Robistella. Stress. Stress. E fammi in tiro stella. E che cacchio, e non lo so io, capitano solo a lui. Sto in finocchione. No, mamma mia, per un pelo. Vantaggio interno, perché è lui che batte, l'ho capito adesso. Dai, boh, spada bam. E ti ho preso il disturbo di andare subito da quella parte. Mazza che botta. Mamma mia che colpo di parità. Che quel qua mi spaccava pure la racchetta. Ma ce l'ho fatta. Sono in netta. Vabbè, questo qua andiamo, perché se no mi spaccava la racchetta. Dio mio che stress. Queste incredibili smorzate. L'ho blocchetta. E fammi il tiro stella. Lì morte. Va 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 che strunzo. Ah, ma per fare i tiri stella devo avere la barrettina gialla. Mi sa di sì. Mi sa che ho capito adesso quella parte qua di regola. Fatti sotto. Eh sì, perché a me non salta fuori ancora, perché non ce l'ho ancora caricata tanto la barrettina. Sbam. Ti è? Mamma mia che tiro storto. No. Sbam. E mo incomincio anch'io a giocare così, carico la barrettina, sbanfete. E dopo vado dai colpi del potenza celestiale. E mo me inchiappa lui. Giustamente. E poi io dico no. Io sono King Boo, il re dei Boo. Sti cacchio di arbitri, no? Potrebbero anche darmi una mano. Te, dammi una mano che ti tiro una racchettata in bocca. Sbam. E mo come va? Bro? Peplus mi sa che l'avevo anche già beccato da qualche parte, non vorrei dire
cavolate. Oh, inesattezza, mamma mia che tiro! Questo è stato un tiro di precisione sulla rete, rivediamolo. Sti cacchi! Tie break! Oh yeah! Mamma mia, mo come te inchiappetto tutte le volte con sti tiri di colpi intensi. E mo tocca a me battere la potenza. Sbam! E mo te la rompo a tela! La cacchio di racchetta! 2-0! Sboo! Mamma mia, fai di ace a questo, guarda! Per un pelo la smorzata atomica! La smorzata cacchio di atomica! Bam! Colpo super mega caricato! Sboo! No, fammi il coso stella! Fammi il coso stella, maledetto! 2-1! Concentration dello shot time fuori. Ma ha fatto un piacere perché se non mi sbaglio andava fuori. Quindi siamo ancora in gioco per una sua cavolata. 3-1, yeah. L'avevo proprio sbagliato totalmente con la mira quel tiro là. Madò. Becca questo. No! Cacchio! C'ero caduto dentro nella stellina! Cambio campo? No! Boh! Sbarabam! Non devo lasciargli la possibilità di fare a lui i colpi stella power! Ma la devo fare io! Mo come fa questo a bloccarmi tutto! Colpo lungo, linea dritto, 4-2! Cambio campo! Badabam! The Master of Battuta, lungolinea storto, dritto rovesciante, smorzata. Ma da quanto mi sono salvato l'ano. Come ha fatto a prendere questa? Ah, non mi fai più i colpi caricati perché ti vuoi caricare la maremma. Io ce l'ho fatta a prenderla e tu no. E che stress tutte le volte che non becco quella. Showtime! Ah, ti vuoi caricare super mega cosa? Ok, 5-3. Prendiamo il 5-3. Basta che siamo sempre noi in vantaggio almeno di due colpi. Adesso siamo in vantaggio di uno, però adesso tocca a noi battere. Bam! Ottimo tiro! It's a me! A Mario! No, è Luigi. Yeah! Oh, ce l'ha fatta, eh! Qua lasciamo andare il colpo, non pariamo niente proprio. Spam. Saremo anche 5 pari, ma abbiamo un buon vantaggio con la mega potenza. Ah, no. Tipo adesso. 6-5, colpo per la vittoria. Palla dell'incontro. Fuori. L'ho tirata fuori. Cazzo, l'ho tirata fuori. Spacco tutto. E allora anche quella di prima l'avevo tirata fuori. Assolutamente, proprio al 100%. Al cacchio di 100% proprio. Adesso non riesco più a caricare neanche un po' di roba. Mi fa fuori tutto. Sbam, questa è dentro. Ma giustamente me la blocca. Yeah. Ma adesso questo fa il gioco, no? Che carica il mega super colpo finale. Giustamente. Sbam, io non te lo faccio caricare. Vantaggio esterno. Palla dell'incontro che avverrà con un ace. E invece no. Ma con un colpo coso. È fuori pure questa, ma che stress. C'è un problema un po'. Un attimino. Il problema con le linee del tappeto. Yeah. Per fortuna che non l'ho preso, sennò me la spaccava. E adesso è palla dell'incontro suo. Ma come ti permetti? Yeah. Bam.
Emma rotto, distrutto. E niente ragazzi, questo torneo è andato così, perché era il continuamento di quello che avevamo iniziato nel scorso episodio, e noi ci vediamo alla prossima. Magari capiterà anche un torneo di doppio, non lo so. Detto questo, queste sono state le magiche avventure di Luigi Classico, che comunque come personaggio non è malaccio, anche se i miei personaggi preferiti sono Sfavillotto e Tipo Timido. Noi ci vediamo alla prossima. E vabbè, qua ho già preso tutto, ciao.